Salve, oggi parliamo di questo romanzo di Elena Pigozzi, della Marsilio Editore 2009, che ho presentato al Centro Poecher insieme ad altri relatori, il Centro Poecher curato da Giuseppe Deiana, il 25 febbraio 2011, venerdì. È un romanzo particolare in cui Elena Pigozzi ricostruisce un evento del 1953. Che può apparire poco importante per noi, ma non per gli abitanti di quel paesino del Veronese, Valeggio, che rimase coinvolto nelle riprese di un capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti. Inizialmente intitolato Uragano d'estate, la troupe cinematografica stazionò per 3 lunghi mesi a Valeggio, trascinando e sconvolgendo l'intera popolazione, finora abituata a una vita da paese, contadina e provinciale, dove il bar Locanda di Romilda, ad esempio, rappresentava e rappresenta nel romanzo uno dei pochi punti di ritrovo. Emozione, fibrillazione, febbre di partecipazione trasformano la gente di Valeggio, dove quasi tutti vengono poi utilizzati come attori, comparse, nascono emozioni, ambizioni, desideri di essere lì sulla scena con una voglia di protagonismo sana e ingenua, nulla da paragonare alla smaliziata sete di visibilità del mondo moderno. Siamo infatti nell'Italia o Italietta dei primi anni 50, da poco uscita dal dopoguerra, umile, non ancora arricchita dal boom economico, abitata da passioni semplici, da bisogni quasi elementari. Il massimo a cui possono aspirare le ragazze del paese è, per esempio, rubare dal filo del bucato i calzoni di fustagno di Massimo Girotti, il celebre protagonista maschile di Senso, per poi ritagliarli i pantaloni in liste di stoffa e dividerseli come reliquie. Oppure aspirare a vedere provare la grande attrice Alida Valli, la protagonista, e supplicarne magari uno sguardo. Allora non si aspirava ancora agli autografi dinanzi a simili dei. Anche le richieste sindacali delle comparse, addirittura, costrette a un duro lavoro di preparazione sotto il sole estivo dell'estate del 53, non vanno al di là del grottesco, come chiedere un aumento al direttore di produzione, d'avanzati si chiama, per tutte le comparse costrette a farsi crescere la barba da cavallerizzi, facendo risparmiare alla produzione i soldi per le barbe finte. C'è poi lui, Luchino Visconti, che incede come un nume inaccessibile in mezzo a tutti, il regista, sempre corrucciato, sempre esigente, implacabile nella sua regia, quanto anche inavvicinabile. Quel fiero Visconti che non si inchina nemmeno alle autorità politiche che minacciano la censura, alla pubblicazione di scene di battaglie del Risorgimento, non ligge alle glorificazioni delle italiche virtù. Il paese dunque vive la sua lunga ed eccitante festa, che però è una logorante festa di lavoro, in fondo, dove solo la consapevolezza di essere parte attiva di un evento memorabile, che passerà alla storia, riesce a far tollerare 1.000 sacrifici e qualche incidente, dall'abbattimento di veri e propri elementi del paesaggio, del paese, per la fotografia, a disastrose cadute da cavallo nella preparazione delle scene di guerra con tutte le comparse. Ed è questo che soprattutto si respira nel romanzo, una concitata e febbrile aria di storia, per una popolazione senza storia, la possibilità per tutte queste anime di contadini sconosciuto di poter dire io c'ero quando Visconti urlava azione, oppure quando Girotti e la Valli recitavano, quando avvenivano incontri tra VIP al vertice, oppure con non so, il produttore, la sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico o lo stesso regista Luchino Visconti, oppure addirittura incontri con generali dell'esercito che erano lì per controllare, ma anche per essere utilizzati da Visconti per curare addirittura le scene di guerra, politici. E poi tutto questo allestimento gigantesco di scene, costumi, impalcature, non incide solo sulla vita quotidiana della popolazione di Valeggio, ma anche sugli affetti e sugli amori. Da una cameriera di bar come Luisa, che diventa la pupilla di Visconti, a un amore lento e difficile fra Liliana, una ragazza semplice condotta lì dalla madre, inesperta della vita, e il timido ma orgoglioso fotografo apprendista, che poi diventa fotografo assunto, Ferdinando. Un amore, tra l'altro, tra i due, ostacolato solo dall'intraprendenza pacchiana della incallita comparsa Ottavio, una macchietta di Playboy romano alla fine scornato. Il romanzo, che parla di come un film può nascere e sconvolgere la vita di un paesino di provincia,
è costruita effettivamente sulla falsariga di un abile montaggio e di una sceneggiatura articolata e pirotecnica, veloce e frammentaria, quasi come se la Pigozzi si fosse improvvisata essa stessa sceneggiatrice addetta al montaggio, lasciando, magari al lettore la sintesi della regia finale. Infatti la narrazione procede a brevi schegge, scenette distaccate, quasi girate come scene da montare, appunto, e la telecamera della voce narrante, complice e partecipe, si sofferma su tutti i personaggi e sul loro punto di vista interno, in un caleidoscopio realistico e vertiginoso. La Pigozzi sembra talvolta raccontarci la cronaca di un evento, nei suoi più minuti dettagli. Con un'attenzione storica capillare e al tempo stesso con una curiosità nei confronti delle emozioni. Si potrebbe definire Uragano d'estate un romanzo delle azioni e delle emozioni, della storia boreale, della storia, di ciò che la storia, della storia reale e di ciò che la storia fa passare sulle anime di chi la vive in primo piano. Difatti, tutti qui sono orgogliosi e consapevoli di vivere un frammento di storia che non passerà dimenticato. Ne risulterà un film certo, un film sicuro, un film reale, e solo il film forse sarà davvero sulle bocche di tutti, solo quel film. Ma l'orgoglio sta proprio nella consapevolezza di essere stati tutti, noti e ignoti, famosi e sconosciuti, piccole pietre di un maestoso edificio che senza di loro non avrebbe potuto neanche ergersi. La sintassi di questo romanzo, sapientemente montata in schegge narrative, è infatti veloce, segmentata, paratattica, asciutta e realistica. Anche mimetica, oserei dire, di un mimetismo che fa il verso quasi ai film neorealisti di quell'epoca, dove tutto è asciutto e reale, incisivo ed essenziale, come una cronaca che parla da sé. E la voce narrante sembra partecipare di questa febbrile partecipazione del paese contadino al grande evento. Quindi una partecipazione della voce narrante alla stessa partecipazione del paese, all'allestimento del grande film Senso. Il contatto fra la provincia addormentata, ora risvegliata, e il mondo dei VIP è descritto molto bene nella sua fenomenologia un po' grottesca, un po' fanatica e un po' anche feticista, se pensiamo ai pantaloni rubati di Girotti, ma con uno humor che nulla cede. Nulla cede alla parodia e al sarcasmo, anzi, probabilmente un pizzico di nostalgia per un mondo anni 50 così ingenuo, così entusiasta, animato da passioni così genuine, trapela dal racconto della Pigozzi, anche se in quegli anni non era nata. Certo, allora i VIP erano a una distanza dal pubblico che oggi apparirebbe siderale. Visconti, Girotti, La Valli fanno parte di un Olimpo dove, come si accennava, la richiesta di un autografo risulterebbe un'audacia quasi villana. Questo romanzo trasforma in racconto ciò che difficilmente potrebbe essere raccontato, se non da un narratore che per caso o per destino o per passione se ne assume il carico. Ciò che di umano vi può essere dietro un capolavoro d'arte, che solo come tale, nel suo risultato finale, viene tutt'oggi visto e apprezzato. Chi di noi avrebbe potuto pensare a tutto questo formicaio di piccoli entusiasmi e drammi individuali che ci fu dietro l'allestimento del setting di Senso? Ma questa non è altro che la lezione manzoniana, quando Manzoni vedeva nella letteratura un alleato della verità storica, ma solo nel senso che la prima, ossia la letteratura, apriva una finestra sui retroscena psichici, affettivi, umani, di cui la seconda, cioè la storia, non si poteva curare. Una telecamera puntata sui microcosmi pullulanti sotto i macroeventi della grande storia. Insomma, noi in Uragano d'estate, oggi chiamato Senso, vediamo la grande battaglia risorgimentale fra italiani e austriaci, così sapientemente costruita, allestita da Visconti, ma non vediamo due altre grandi battaglie che la affiancarono e in qualche modo la supportarono. Quella di tutti coloro che nel sole dell'estate del 1953 lottarono e sudarono attori e comparse tra entusiasmo e avvilimento per permettere a Visconti di ottenere quel risultato, e poi la grande battaglia, non fatta a suon di spari e cannonate, la grande battaglia che agitò i cuori, della gente del paese, i cuori degli abitanti di quel piccolo paese ai margini del mondo cittadino, fino a farli vibrare, palpitare, e qualche volta anche innamorarsi nel più profondo silenzio, lontano dal rumore della storia, anche di quella storia particolare che è la storia del grande cinema.